Questo primo episodio della nuova serie dedicata al viaggio in Perù è in collaborazione con gli amici di NordVPN. Mentre ero non in Perù ma in Guatemala, in ostello ad Antigua c'era questo tipo che stava lì col computer nell'area comune e il wifi era free. E ho pensato, questo qua se ha un po' di dimestichezza può ficcanasare nei dispositivi di tutti. Ma non nel mio, perché io utilizzo NordVPN, che tiene sempre protetta H24 la mia connessione anche quando sono a casa. E mi permette di usufruire di tutti i vantaggi del poter spostare la tua posizione virtuale. Prima di tornare dal Guatemala mi ero scaricato un po' di cose da vedere in aereo, però apro il servizio di streaming che mi dice sembra che tu non sia a casa, tac, sposto in Italia, problema risolto. I vantaggi sono tantissimi, li trovate tutti al link che vi lascio qua sotto in descrizione, assieme alla prova gratuita di 30 giorni che vale di base la pena di fare. Fate la prova gratuita, così poi vi rendete conto che è una comodità che non vale la pena di non avere, anche perché costa veramente poco, la tranquillità non ha prezzo, semplicissimo da usare, funziona su tutti i dispositivi e se usato in maniera furba ti permette anche di risparmiare, così l'abbonamento si ripaga da solo. Quindi provate NordVPN, link in descrizione e buona visione. Andiamo a farci questo bel pranzettino a base di pesce. Grazie. Il mio primo ceviche in Perù, ceviche de pescado con questo mais enorme. Mamma mia. L'unico problema è che c'è il coriandolo anche qua. So già che mangerò coriandolo per 2 settimane, tutti i giorni, finché non mi piacerà. Allora, il nostro viaggio in Perù, iniziato a Lima, la capitale, ci ha portato diretti verso Paracas, una località turistica sul mare dove abbiamo fatto il nostro primo pranzetto, dove ho provato il ceviche, il particolarissimo pesce crudo peruviano che si cuoce con il limone. Buonissimo, è piaciuto anche agli altri ragazzi del gruppo, perché sì, questo era un viaggio di gruppo, un viaggio con Sivola. Infatti non ho filmato più di tanto, anche perché volevo legare un pochino con i ragaz. E sempre per fare gruppo li abbiamo anche portati subito a fare una bella degustazione di pisco, la tipica acquavite peruviana. Stiamo facendo una degustazione e niente, sono tutti abbastanza alticci, compresa la nostra guida. Io mentre tutti trincavano, mi sono gustato un fantastico ghiacciolo al cioccolato, subito prima di recarci nell'oasi di Huacachina, un piccolo polmone verde tra le dune del deserto, all'interno delle quali ci siamo avventurati per andare a caccia di Sunset Lover, a bordo di questi mezzi per nulla appariscenti. Siamo nell'oasi di Huacachina e stiamo per andare a fare un giro con i dune buggy, questi mega mezzi che ci porteranno in cima alle dune per ammirare il tramonto. Che spettacolo di Sunset Lover peruviano. Il mio mal d'auto è stato messo a dura prova, però è stato divertente. E il primo tramonto peruviano davvero toccante, di buon auspicio quasi. Più o meno. Comunque dopo abbiamo provato il sandboarding notturno. Sciolina, come metto? Non mi è chiaro. Madonna mia, non vedo assolutamente nulla, ho paurissima. Morirò. Ho perso una ciabatta. Ho perso una sibra. Bene, siamo pieni di sabbia. No, questo è un calzino, che schifo, non è la mia ciabatta. Madò, che spettacolo con questa luce, che non c'è più la luce. E niente, abbiamo visto tutte le luci dell'oasi accendersi mentre venivamo via per andare a cercare qualcosa per cena. Stiamo leggeri perché la notte sarà lunga. Buon provecho a nosotros con una bella hamburguesa di pollo alla plancia, un po' unto, con le solite papas fritas. Con la pancia piena andiamo a prendere il nostro bus notturno per Arequipa, dove arriveremo domani mattina, circa 12 ore, che spero di passare tutte a dormire. Alle prime luci dell'alba successiva eravamo ancora in mezzo al deserto. I tempi di percorrenza in Perù sono molto dilatati, anche perché, per rendervi l'idea, il paese è grande più di 4 volte l'Italia e le strade non sono il top. Non siamo ancora arrivati a destinazione, ma abbiamo pensato di fermarci in questa specie di caseificio per fare colazione
colazione e mi sto mangiando una fantastica fetta di pizza con il formaggio locale, i peperoni, quindi il salamino, ed è veramente buona. Mi sono preso anche un sacco di succo di mela e qua dentro c'è anche la patata ripiena e una torta al maracuja. Questa pizza è una scoperta, perché il formaggio è proprio buono. Questo succo di manzana sa un po' di cannella. Io odio la cannella, però. La patata ripiena tipica della colazione peruviana. Pesa. È pesante. Pesantissima. È proprio una patata ripiena di carne e credo anche olive. La patata è buona, ma secondo me la regina della colazione è la fetta di torta al maracuja. Sembra di mangiare frutto della passione fatto a torta. Ciao, ferro peruviano. Proseguiamo ancora qualche ora sulle strade peruviane ed eccoci arrivati in una delle città più suggestive di tutto il nostro itinerario. Amici, siamo finalmente arrivati ad Arequipa, conosciuta anche come la città bianca, non soltanto per il colore della pietra utilizzata per gli edifici, ma anche per il fatto che questa era la città più frequentata, più popolata dagli spagnoli, e quindi i peruviani dicevano: andiamo alla città bianca perché qui c'erano i bianchi. Ora sì che mi sento in Sud America. Siamo qui a pranzare e ci ha rapito questo enorme rapace che si è messo qua in posa davanti a noi. Dai che sta arrivando il cibo. Ho ordinato un piatto tipico che spero mi rimetto in forze. Questo qua è rocoto, un mega peperone ripieno con questa specie di lasagna di patate da buttare giù con una fantastica limonata. Com'è? Buono. La lasagna di patate è micidiale. Pasticcio. E il peperone è ripieno di carne. Formaggio. Il peperoncino, oh. No, sai che secondo me è il peperone che è piccante? Posticino pazzesco proprio davanti alla chiesa qui nella piazza principale. Raga, siamo a 2300 metri se non ricordo male. Siamo passati dal livello del mare a un'altitudine che inizia già a darmi un pochino fastidio. Se vi ricordate la serie di video che ho registrato in Bhutan nel 2019, sono stato parecchio male per l'altitudine. Mi manca il fiato. Sono un po' provato dalla giornata di oggi. Che notte d'inferno. E ho paura che anche durante questo viaggio avrò difficoltà. E anche oggi abbiamo mangiato benissimo, però adesso dobbiamo correre perché il monastero di Arequipa chiude tra poco. Adoro. Eccoci al monastero di Santa Catalina, che sta per chiudere. Il monastero di Santa Catalina è stato fondato dall'ordine domenicano nel 1579. E la cosa particolare, cioè ce ne sono tante di cose che rendono unico questo posto. Prima di tutto il fatto che sia una vera e propria cittadella all'interno della città, con i vari edifici, le varie vie. Ci sono suore di clausura che vivono ancora all'interno del monastero in alcune aree. E tutte le sei vie principali della città, della cittadella del monastero, portano i nomi di città importanti spagnole, tipo questa qua è Calle Malaga. Il tutto si sviluppa su un terreno che copre un'area di più di 5 acri. Non so fare la conversione, la scrivo qua. Quant'è un acro? Bella domanda. Probabilmente è l'attrattiva più importante di Arequipa. Infatti il prezzo del biglietto d'ingresso per i turisti è di 40 soles, circa 10 euro. Mentre i peruviani pagano 30. C'ho ancora il fiatone. Però questo posto è veramente stupendo. Tra l'altro, a sentire Claudio, che è già venuto qui altre volte, non c'è nessuno. Solitamente è molto pieno di turisti. Siamo gli unici visitatori che vengono dall'estero. Abbiamo trovato pochissimi occidentali da quando siamo arrivati. Però il Perù è aperto. Infatti noi abbiamo lanciato i nostri viaggi, che trovate linkati qua sotto in descrizione. Ma il turismo internazionale non è ancora arrivato più di tanto. È un ottimo momento per venire qua. Finita l'immancabile parentesi culturale, approfittiamo della civiltà per svolgere una delle commissioni più noiose di inizio viaggio. Stiamo andando in un centro commerciale a cercare la SIM. Se non hai la FFP2 devi mettere due mascherine. Il Perù è stato assieme al Brasile il paese più colpito qui in Sud America. A 2300 metri con la mascherina stai da Dio. Fare una SIM locale in Perù è veramente un parto, però almeno nell'attesa, quando abbiamo dato i documenti, un sbatti assurdo, siamo stati sorpresi da un super tramonto. Noi siamo qua a fare la SIM, beccatevi che super tramonto c'è là dietro. Stiamo perdendo il Sunset Lover. Però la SIM è necessaria perché domani è lunedì, quindi devo smart work. Comunque chiedono il Green Pass ogni volta che entri in un negozio, nel centro commerciale. E ti chiedono anche i documenti. A few moments later. Ho un po' paura perché domani saliremo fino a quasi 5000 metri e cioè io accuso già il fatto che siamo a 2003. Ho l'affanno, ho sempre il fiatone. Anche adesso che sono sdraiato. Ah, c'ho il saturimetro. Dovrei provare. Mi sono portato il saturimetro. Vediamo se lo trovo. Nella mia busta dei medicinali ho portato anche il saturimetro. Eccolo qua. Mi manca il fiato proprio.
95. L'ho provato a casa prima di partire, ero a 99%. Rimane il fatto che mi sento il fiatone da sdraiato. Ma nulla che un po' di cibo ignorante non possa curare. No, mamma mia, che brutto è questo piatto, povero cu. Coriandolo tritato. Spero non sia coriandolo, no. Cioè, se è pesto o origano ce la caviamo. Comunque questa dovrebbe essere una pizza Hawaii. Splash! La pizza era poco meno che mangiabile, io mi sono preso della generica carne, è passato a salutarmi il mio amico Galo dal Costa Rica e siamo tornati in hotel. Dobbiamo seguire il perro, ci sta accompagnando in hotel. Dormire è stato veramente stancante, però la mattina seguente abbiamo comunque trovato la forza di alzarci e ripartire. Come vedete alle mie spalle, il paesaggio è cambiato radicalmente rispetto al deserto, al Perù desertico che abbiamo visto finora. Adesso è tutto molto più verde perché siamo saliti fino a 3000 e qualcosa metri. Questa mattina mi sono svegliato a 2003 ad Arequipa con il fiatone, poi mi è passata. Adesso devo dire che sto abbastanza bene, non sono poi così preoccupato all'idea di affrontare le grandi altitudini di questo meraviglioso paese delle Ande. Mi sa tanto che andremo a comprare tra poco le foglioline. Guardate che popcorn esagerato vendono, fatto con il mais gigante delle Ande. Sono enormi questi popcorn. Io mi sa che mi prendo le patatine all'alapegno. Proviamo anche le caramelline. Comunque sto meglio, ma mi sta tornando il mal di testa. Ma parliamo un attimo dei sintomi del mal di montagna. Abbiamo fatica, vertigini, senso di stordimento, insonnia, irritabilità, perdita di appetito. Non è il mio caso. Nausea o vomito. Non mandarle giù, devi sputare. Abbiamo? 25. Grazie. Proviamo le caramelle? Coca sweet? No, più che altro c'è la carta della caramella completamente appiccicata. Vediamo che effetto ci fanno. Spoiler, nessun effetto. Si continua a salire, a quanto pare abbiamo superato i 4000 metri, anche se l'altimetro del mio telefono dice 3970. Il paesaggio continua a mutare, è importante fare queste soste. È tornato il fiatone, perché servono ad acclimatarsi. E una cosa che aiuta, a quanto pare, con il mal d'altitudine è questo tè andino, questo mate andino, questo tè delle Ande. Io non so cosa ci sia dentro, non mi faccio troppe domande. Se si tratta di tè, lo bevo. Il sottofondo musicale è gentilmente offerto da questo signore con la chitarra. Allora, il profumo è quello di una sauna finlandese. Il sapore è eccezionale, senza zucchero. Mi sa che ci sono dentro anche delle foglie di Coca-Cola. Proprio buono, bello caldo. Buonissimo, bollente, super naturale, si sente. Perfetto per gustarselo qui sotto questa leggera pioggerellina davanti alle Ande. Prima volta sulle Ande. Ammirate che panorami sconfinati stiamo esplorando. Tra l'altro in questo shop hanno anche diversi tipi di tè diversi, tra cui quelli che aiutano con il Covid-19. Però io ho preso quello per l'altitudine. Qui c'è il nostro amico. E qui ci sono i Regas. Sarebbe bello se avessero anche dei cappelli per la mia testona gigante. E mentre ci gustavamo il nostro teino delle Ande, abbiamo visto che c'è anche un bell'alpaca o un lama. In realtà non ho ancora capito quale sia la differenza, so soltanto che è super bello e super morbidoso. E mangia legna. E mangia legna, un po' mi sento in colpa per averlo mangiato ieri sera. Siamo delle persone orribili, no davvero. Comunque se mangi carne in Perù molto probabilmente si tratta di alpaca. C'è pochissimo manzo, ogni tanto il pollo e a volte il cui, poi vedrete. Madò quanti, che belli che sono. Questo qua c'è addirittura i rasta, sembra un pastore bergamasco. Ok, finalmente ho capito la differenza. Quelli più alti, quelli più grandi sono dei lama. Mentre questi qua sono alpaca, giusto Ale? Ok, questi qua sono alpaca, sono più piccolini, tenerelli. Ma il lama si mangia? No. Perché no? No, noi in Perù non siamo abituati. Dove ho visto che la mangiano è a Bolivia. Ah sì? Sì, ma in Perù no. Però mangiate l'alpaca. L'alpaca sì. L'alpaca sì. Siete senza cuore. Due passi e ho il fiatone. Siamo a 4390 metri sul livello del mare. C'è un buonissimo odore di pupù di alpaca. Ti giuro, sono troppo belli questi alpaca. Sono carinissimi, soprattutto i cuccioletti, delle palle di pelo. Questi sono tutti dei piccoli alpaca, tranne quello più scuro, che è un lama. Infatti vedete che bello più alto. I piacevoli effetti dell'altitudine. C'ho il fiatone adesso e mi sento la testa come se il cervello, qualcuno me lo stesse tirando da dietro. Non è propriamente un mal di testa, è come se mi stessero tirando. Sto un botto male. Mi siederò davanti a questo bello edificio abbandonato. Signor Lama, per favore, non si senta disturbato. 4390 metri. Non so se sono mai stato così in alto nella mia vita. Probabilmente in Bhutan.
non mi ricordo, sto svarionando. Il Perù come paese ha un'escursione di altitudine veramente enorme, dal livello del mare a ben oltre i 5000 metri. E proprio in Perù c'è il centro abitato più alto del mondo, 5100 metri sul livello del mare, si chiama la Rinconada. Come fanno gli abitanti a sopportare questa altitudine? Come tutte le popolazioni andine, masticano ogni giorno, tutto il giorno, un sacco di foglie di Coca-Cola. Coca-Cola perché non vorrei che YouTube mi censurasse, anche se in realtà non si tratta di svogo. È arrivato il momento del rituale durante il quale consumeremo per la prima volta le foglioline magiche tradizionali peruviane, rimedio naturale per il mal d'altitudine. Direi che in un posto così non si può chiedere di meglio. C'ho il fiatone. Ma scusate, ma proprio lì in alto dovevamo farla la roba, il rituale? Io non le metto in bocca a vente, a parte mi sto incadendo. Super reaction. Faccia mamma! Faccia, faccia mamma! Faccia data! Faccia, faccia data! Siamo pronti per le Ande! Siamo pronti per le Ande! Devo masticarla? Buonissima! Il sapore all'inizio, cioè come primo impatto, è veramente osceno. 10 minuti con questa roba in bocca? E nel giro di subito è iniziato a farmi un bruttissimo effetto. Cominciamo a soffiare, poi dove... Ma è normale, 10 minuti con sta roba. Niente raga, il mio corpo si è rifiutato. Che schifo, l'ho appena vomitata. La clip del rigetto ce l'ho, ma ve la risparmio. Però sappiate che fa veramente ridere. Solo che dopo il video del surstreaming ho deciso che queste cose non le metto più. Ma solo a me mi ha fatto sto colpo di nausea fortissimo. Comunque è una cosa che la prima volta ti può capitare, però in teoria poi ti ci abitui. Era meglio le caramelle, ti dirò. Madonna che vomito. Sta male pure Mirko, bene così. Però visto che il mal d'altitudine non stava passando, ho deciso di riprovarci. Tra lo star male adesso e il mal di mal d'altitudine tutto il resto del giorno, ci riprovo. Dove l'ho messo? Qua. È schifo. Tienila nella parte più davanti della bocca. Se la mani in fondo sbocco anch'io. Cioè se arriva qua sbocco. Qui con le torte o palline. Ok, devo riprovare. Ah, forse era un po' troppo. Io l'ho messa poco. Ma ti dirò, il sapore non è neanche così male. Il problema è che mi fa venire una nausea fortissima. Allora, in teoria dovresti fare una pallina con all'incirca 20 foglie. Io ne ho usate 10 perché 20 mi sembravano tante. E nel mezzo devi infilare anche un pezzettino di calce che viene dato in dotazione all'interno della confezione di plastica delle foglie. Essendo il consumo di foglie di Coca-Cola un qualcosa di radicato nella cultura del posto, è una tradizione vera e propria, c'è anche un rituale da fare che comprende la donazione di alcune di queste foglie che vengono sacrificate per regalarle alla Pachamama, ovvero la madre terra. Prendi qualche fogliolina e la getti prima di consumare le altre. Io la calce non l'ho messa, non mi sono fidato. Vedo un paio di ragazze che non stanno troppo bene. Ma la saliva la devo mandare giù? Siamo sicuri? Com'è? Niente, anche la seconda non va? Va meglio la seconda. No, meglio. Non esiste. È solo la botta iniziale. Uno degli effetti collaterali, oltre alla gengiva che brucia un po', mi sento tutta la bocca intorpidita. È il leggero intorpidimento della bocca e della lingua. Comunque la lingua. La lingua si sente che. Tant'è che rischi che magari fai anche fatica a parlare. Ma non è che mi marciscono i denti, vero, questa roba? Speriamo che aiuti davvero, però ti dirò. Masticando migliora. Mi sento già meglio. Ah. Sento la lingua che non è tipo completamente a ritmo. Particolare sensazione che non consiglierei, però se fa bene per il mal d'altitudine me la collo volentieri. Sento già meglio. Eh sì, è proprio quello il senso. D'altronde è un rimedio naturale utilizzato dalle popolazioni andine da migliaia e migliaia di anni, proprio per questo motivo. No, la lingua super in... Qui qualcuno ha già perso il dono della parola. Comunque ci tengo a precisare che non hanno nessun tipo di effetto stupefacente, altrimenti non ci sarebbe la necessità di raffinare il prodotto in seguito, no? Non è una droga. Amici del canale, del secondo canale di Nicolò Balini, c'ho la bocca anestetizzata, il che è un buon effetto. Che dire? Sono molto sgradevoli. Guardate questo dolce alpacchino come si fa accarezzare bene. Quanto sei te? Ma se finissero di urlare quelli là che... Maiali. Nel frattempo, ora che mi sono abituato al sapore e al senso di nausea iniziale, ho messo in bocca altre foglie che mi stanno facendo l'effetto desiderato. La tachicardia è sparita, quasi quasi anche il fiatone. Quindi lasciamo i nostri amici alpaca e proseguiamo. Ale, andiamo ancora più in alto. Madonna, dove stavo mettendo i piedi? Ora, rinvigoriti dalle foglie, abbiamo continuato la nostra ascesa. Altitudine 4660 e comincio a riaccusare di nuovo, se devo essere sincero. Ed eccoci arrivati al Mirador de Los Andes, tramo della cordigliera vulcanica in Los Andes centrale, 4910 metri sul livello del mare, e siamo tutti abbastanza un po' svarionati, eh? Però se non avessi preso le foglie probabilmente starei peggio. Vedo che tra i ragazzi
ci sono un po' di vittime del mal di altitudine. Vulcano Misti, 5822. Mamma, mi sento svenire. Che piacevole sensazione di svenimento. Ritrovarsi immersi in questo paesaggio desolato, così in alto. È surreale. Faccio fatica a crederci. A quanto ci troviamo in alto? Perché uno si aspetta la cima di una montagna, non un altipiano come questo. Costellato di rock balance. Pietre messe lì da tutte le persone che sono venute qua. Insomma, solita storia, raga, sto male. Abbiamo un po' di vittime qua. Parola di infermiera, un principio di labbraviola. Sono di un colore strano, effettivamente. Comunque, raga, tranquilli che questo star male è soggettivo e soprattutto affrontabile. Cioè, non lasciatevi spaventare, è fattibilissimo andare in Perù. 4.000. Lì c'è la città dove andremo tra poco. Che si chiama Chivay, dove siamo andati a cercare un ristorantino in cui recuperare le forze con una bella insalata di avocado, buonissimo, una delle mille varietà di patate, minestra, carne generica dal sapore generico e qualcuno ha pure preso degli spaghetti molto acquosi. Pistolina, ma che belle labbrette che c'hai tu. Vieni piccolino, mangia. Beh, se non ci arrivate ci penso io a darvela. Hai fatto un ruttino? Mangia, mangia. Inizia a fare veramente freddino, eh? Pur trovandoci tra l'equatore e il tropico del Capricorno, come potete immaginare, sulle Ande il clima non è dei più afosi. Anzi, a tratti faceva proprio freddo, piovigginava e il cielo era perennemente incerto. Raga, no, non fatelo ballare! Che già c'ho gli sbarioni per l'altitudine, madonna. Poi non so voi, ma a me con il freddo e il brutto tempo viene proprio voglia di andare alle terme. Siamo scesi a questo fiume, dove a quanto pare viene incanalata dell'acqua calda e ci sono le terme. Quindi adesso ci faremo delle terme all'aperto e forse anche sotto la pioggia. Tipico del Nick. I'm a scatman. Tanto calda. Ale, non ti tuffi con noi. Dai, ci sta da Dio. Tutti belli rilassati, abbiamo cenato in hotel con un tipico pesce di montagna e ci siamo buttati a letto. È veramente piacevole dormire a 3.600 senza 3.440 senza riscaldamento. Siamo tutti abbastanza provati, abbiamo il fiatone e io ho anche un pochino di mal di testa. Come sei così? Come sei così? Che bello questo copertone. E niente ragazzi, spero tanto che la prima parte del nostro bellissimo viaggio in Perù, il mio primo vero e proprio viaggio con la V maiuscola in Sud America, spero che vi sia piaciuta. Vi ringrazio per aver visto come sempre il video fino alla fine. Ne vedremo delle belle. Vi ricordo che è uscito il libro nuovo e che ogni lunedì mi trovate puntuale qui alle 19 per una nuova avventura tutta per voi. E io sto lavorando per avere i video proprio tutta l'estate senza mai saltare una settimana. Quindi vi auguro una fantastica estate, perché penso che questo video lo vedrete che saremo già a luglio. E a lunedì prossimo.